Puntata numero 151 e siamo all'assalto alla miniera. Dobbiamo assaltare la miniera con il nostro Behemoth, cosa che abbiamo già fatto nello scorso episodio. Ma cosa è successo nello scorso episodio? Qua riassunto dell'episodio precedente e adesso andremo anche a rifare la parte dell'assalto. Perché? Perché nella scorsa puntata era tutta buggata, era un casino, non si capiva niente, era tutta buggata. Cercano di atterrare. Teddy, vattene da lì! Oh mio Dio! Che si fa ora? Vuoi dire continuiamo, finisci il lavoro! Ok, scende la gente e noi gli dobbiamo sparare. Ah, vado a riparare. Aiuto. Sta dietro i muri quello. Guardate dove si è messo là dietro. Andiamo qua. Ok. Fatto? Arrivano altri, eccoli. Come pensavo, sta arrivando un'intera squadra. Forse hanno mandato un piccolo esercito. Hanno beccato? Mi riparo qua dietro, eh. Ai ai ai. Ma non fa beccato. Ok. Quanti ce ne mancano da uccidere? Sacco dietro, eh. Beccato, headshot. Ok, qua dice che me ne manca uno. Dov'è quello che manca? Non lo vedo. Dov'è quello che manca? Qui? No, sono bombole. Mi sa che come l'altra volta c'è il mech dietro al muro, ricordate, alla fine della scorsa puntata. Andiamo. Devo scendere da qua, dove scendo? Sto scendendo da qua. Ok, usiamo questo che l'altra volta non abbiamo usato. Eccolo, eccolo, il Mac. Cortocircuito. Ok, fatto. Ha funzionato! Questo ferro vecchio non è ancora andato del tutto. I sistemi si accendono. Ci siamo! Salta su, allora. Presto! Oh, salta, salta, devo correre dentro il basilisk. Andiamo. Andiamo, andiamo. Avevo detto Behemoth prima, ho sbagliato perché il Behemoth sarebbe il mammut praticamente. Invece il basilisk è tipo il serpentone. Devo spaccare il cancello, raga.
Ah, devo respingere gli stronzi prima, mi sono dimenticato. Dobbiamo fermare il blindato della mia. Ok. Dobbiamo... Ce la possiamo fare! Hanno aperto una breccia, dobbiamo finire di spaccarla. Vai, vai, spacca! Dopo quello spettacolo potete sicuramente contare su un posto tra i panzeristi. Bel lavoro, mie, grazie. Ora, se non vi spiace, c'è un cancello gigante da far saltare. Abbiamo già fatto saltare. Perché dici che devo tornare indietro? Qua è un altro bug, sicuramente. Perché dici che devo tornare ancora indietro? Cioè, sono entrato. Sta cosa ricorda un po'... il Millennium Falcon. Ok. Non l'aveva presa, non so perché. Dobbiamo dividerci. Sola ragione. Carol, copriteci le spalle. Ok. Mitch, tu vieni con me. Sì, signora. Non perdiamo tempo. Andiamo. D'accordo. Attivo l'autopilota e mi disconnetto. Ok. Ok. Tutto bene? Mi sembri silenzioso. Questo piano, tutto quanto, non era una buona idea. Non è stata una tua idea. Mia. E di chi allora? Sono io la responsabile. E se avessi saputo come sarebbe finita? Per qualunque membro del clan. Allora, qua purtroppo il dialogo un po'... la sincronizzazione del dialogo un po' si va a sputtanare. Aspetta, vediamo un attimo se riusciamo a ricaricare... la posizione precedente. Allora, vediamo un po' quanto tempo fa è questa posizione. Un minuto fa. Quindi aspetta, ricarichiamo questa. Ok, conferma. Allora ragazzi, purtroppo il gioco è così non ottimizzato e mangiatore di risorse che a volte ci stanno sti potuta tranquillamente evitare con poco sforzo e dà fastidio. Quindi ricarichiamo un po' la posizione, intanto metto pausa così non vi sorbite il caricamento. A tra poco. Ok, rifacciamo sto pezzo, vediamo se stavolta ingresso al tunnel. Dobbiamo dividerci. Stavolta l'ho sfondato proprio senza i senza usare i missili, l'ho sfondato proprio con... Ok. Ok. Tutto bene? Mi sembri silenzioso. Adesso il dialogo dovrebbe andare bene, eh? Questo piano, tutto quanto, non era una buona idea. Non è stata una tua idea. E di chi allora? Mia. È stata un'idea mia. Sono io la responsabile. E se avessi saputo come sarebbe finita? L'avrei fatto comunque. Per qualunque membro del clan. Sol mi ha detto che hai portato rinforzi per i Mikoshi. Qualcuno da fuori. Alfa. E chi sarebbe? Beh, è una storia buffa in realtà. Alta. L'ex di Johnny. Sì.
Nessuno si muove meglio di nella rete. Non farci entrare nemmeno. Vedo che resta tutto in fallito. I dialoghi qua sono sputtanatissimi. Ti fidi di lei, sì o no? Sì. Sì, ci aiuterà. Perché? Sei preoccupata? Mi fido di te. Basta questo. Quindi, confido nel fatto che quest'altra non ci giochi brutti scherzi. Funzionerà. Deve funzionare. Non può andare male proprio ora. Ok. Allora, ma dobbiamo entrare dal sotterraneo. Entriamo nella torre dell'Arasaka, quindi. E la missione dovrebbe da qui in poi svolgersi in maniera simile come abbiamo visto negli altri finali. Ovvero dobbiamo infiltrarci, ci sarà la giungla sicuramente. Quanto manca all'Arasaka Tower? Non molto, da qui dovrebbe essere tutta in discesa. Ah, dobbiamo attraversare anche un altro pezzo di tunnel a piedi? Quindi? Già sta giù, Panam. Come hai fatto a scendere già qua giù? Questo pezzo è buggatissimo, però ok, dai. Qua già ci siamo stati una volta, mi pare. Ormai dovresti esserci abituato, Sole. No, qua non ci siamo mai stati. Le cose vanno come previsto. Non abbiamo idea di cosa ci attende all'interno. Abbiamo bisogno di... Qual è il problema? Carol e gli altri. La milite che si è attivata per tagliarli fuori. Non dureranno a lungo in quel cantiere. Cristo santo! Prendo il panzer, gli serve tutto l'aiuto possibile. Sei impazzito! La risposta è no! Stanno per scatenare l'inferno, Mitch, e non puoi pilotare il panzer da solo senza friggerti quel cazzo di cervello che ti Hai un'idea migliore! Sono la mia famiglia, Panna! Non li abbandonerò! Sol, tu sei d'accordo? Vi? Qualcuno lo faccia ragionare! Mitch ha ragione. Noi tre abbiamo comunque una possibilità. Ma senza di lui, loro non ne hanno nessuna. Sei sicuro di farcela? Saul, stiamo parlando di suicidio bello e buono. Pensate a voi. Mitch, ti uccideranno. Ci vediamo dopo. Carol, sto venendo da voi, tenete duro. Dopo questa mi devi una birra. Dobbiamo fare in modo che ne sia valsa la pena. Voi due salite a vedere che cosa l'hai preso. Allora vi servirò e vi coprirò le spalle. Bene, andiamo. Mitch? Sono qui. Sano e salvo. Fa attenzione, ti prego. Posso badare a me stesso, Panna. Vale anche per voi. Vedete di raggiungere i Mikoshi. D'accordo, ci siamo. Passo a chiudo. Prego, basta, stronzate. Ti prego. Legati e mettila in moto. Il motore si è surriscaldato quando la trivella ha raggiunto il cemento armato. Ok. Dovremmo disattivare il blocco d'emergenza bypassandolo. Userò il mio link personale se necessario. Siamo finalmente nella trivella, raga. Attiva la trivella, V. fa freddo qua sotto, sottoterra. Momento della verità. Vediamo. Ci stiamo muovendo sulla trivella, stiamo scavando. Oh, che cazzo succede? Porca puttana. Attenta.
sono questi? Ho visto una cosa simile in passato. Attenuatori sismici. Proteggono gli edifici dai terremoti. Cioè siamo ancora sotto le fondamenta. Ok, dobbiamo trovare il modulo. Allora, quindi ne andiamo cauti, andiamo cauti. Oh, hanno cercato un 200. Sono tutte guardie robotiche. Ma dove cazzo vai? Solte beccano, ti vedono così, imbecille. Cioè, sta parte è buggatissima. Non ti fa vedere, cretino. Come hanno fatto a non vederti? Gli stai davanti, scemo. Occhio vivo. Ok, le guardie robotiche sono passate. Vediamo un po' dove vanno. Dobbiamo andare al settore B, devo cercare, secondo tutti i manutenzioni, devo andare di qua. Sai che sta qua il condotto. Sta qua il condotto? No, qua chiuso. Mi sa che le guardie sono passate attraverso sta cancellata. Sembra che porti verso l'alto. Dobbiamo andare qua. Mi ricorda un pezzo di Metal Gear Solid 3 questo. C'era un pezzo simile. Ok. Quello è un racconto che già abbiamo letto. In un'altra puntata. È incredibile. Ci troviamo proprio dove esplosa la bomba dell'attentato. Ah, qui esplosa? Quindi questo posto non dovrebbe essere pieno di radiazioni. Chi lo sa? Magnifico. Dobbiamo salire? Andiamo. Salite, salite. Su, su. Allora, c'è un condotto qua. Qua c'è una porta chiusa. Prima dobbiamo occuparci delle guardie. Ah, no, questo è tipo sala serve. Occupati delle sentinelle. In silenzio se puoi. Vediamo. Non mi piace. Non mi piace per niente. Credi che sia qualcosa di sempre? Allora, 1C 55 55 e 9. Ok, ho trovato il percorso. Allora, riduce l'esistenza dei nemici. Sembrerebbe. Resteremo qui almeno fino a sera. È sempre così da queste parti? No, quasi mai. Per questo non mi piace. Oh, cacchio. Aspetta un attimo questa risposta. Che se vado là mi vede quell'altra. Aspetta. Non si risposta più? No, andiamo prima da lei. Sono finiti. Ah, ok, ci ha pensato Panama a quell'altro. Brava, brava. Ok, vediamo un po' se c'era qualcosa addosso. C'era una bibita. Invece la tizia qua alla scrivania c'aveva, guarda com'è morta male, c'aveva della frutta. Real fruit. Noi titoli brand dance, sì, già li conosciamo. Piano e furtivi. Hanno un'intera squadra qui. Un convoglio di sicurezza forse. Ok, era un po' più difficile di quanto pensassimo.
I loro sistemi avranno rilevato vibrazioni sotto l'edificio quando abbiamo scavato. Sono tutti in allerta. Il che significa che siamo tagliati fuori da tutti i passaggi. Come topi in trappola. Dove siamo esattamente? Al livello dei servizi, ed è qui che resteremo se non disattiviamo la sicurezza. Il Mikoso è ancora lontano? No, i laboratori sono nel prossimo settore, ma prima dobbiamo arrivarci. Ci sono dei punti d'accesso? Me ne serve uno subito. Sto cercando, un secondo. Ne ho uno, non è lontano. Potrai collegarti da lì. Ok, spero che ci sia una porta anche per lo shard di Alta. Invio la strada più breve. Prima dobbiamo annullare l'isolamento. Restate nascosti. Nessuno deve sapere della nostra visita. Allora, se tanto ci sono varie telecamere, varie cose. Allora, vediamo un po' qua sopra che c'è. Componenti non comuni. Componenti di potenziamento. Qua c'è un tizio. Ci stanno più tizi, però non è uno solo. Aspetta, se vado per di qua invece. Più o meno la stessa roba. Oh cazzo, no, la telecamera, non me devo far vedere. Allora, io vado di qua allora. Questo mi vede qua. Innanzitutto eliminiamo sta telecamera qua giù. Spegni. E questo è fatto. Poi. Attivato. Tutto il personale rimanga dove si trova fino all'interruzione dell'isolamento. C'è una guardia qua che mi vede. Aspetta, devo aspettare che quella guardia si sposta. Niente, quella non si può spostare qua la guardia. Allora, gli faccio riavvia ottiche. Allora, facciamo così, a questo gli faccio riavvia ottiche. Così lo acceco momentaneamente. E intanto a questo qui gli tiro il collo. Ok, mi hanno quasi visto, ma non mi hanno visto. Dio, sa tanto che non vedono il cadavere. Sulla tua tomba quando avrò finito. Ah, niente, si sono accorti di qualcosa. Sono riuscito a entrare. Quando avrò finito. Ah, ok. Alta. Lo shard è dentro. Sì. Quanto tempo ti serve? Già fatta. Mi vengo un po'. Sì, cazzo! Ha funzionato! Quindi possiamo proseguire per il Mikoso. La strada è aperta. Grazie, Alta. Ne sei okay. Sicuro? A posto? Mm-hmm. Andiamo allora. Andiamo su. Codice rosso attivato. Tutto il personale rimanga dove si trova fino all'interruzione dell'isolamento. Oh, lì c'è un Mac, per fortuna è spento.
No, no, questo è acceso. Aiuto. Aiuto. Ah, aspetta, no, no, è stato hackerato. Ok, tutti i sistemi quindi sono stati hackerati. Adesso sono... Ecco, vedete? Tutte le guardie sono state eliminate. È stata Alt. Alt Cunningham ci ha aiutato a hackerare tutto il sistema. Quindi sono tutti dalle nostre parti ora. Tutti verdi, vedete? Tutti amici. Amici robottoni. C'è qualcosa che non va. Silenzio. Nessun altro ai primi. Qui è successo qualcosa. Lo scopriremo presto. Siamo vicini al Mikosh. Aspetta un secondo, Ok, rieccoci. Ah, qua che c'è. Oh, oh, oh. Oh, che cacchio fa? Il Mac ci scorta, ci sta scortando? Il Mac ci sta scortando, raga. Arrivano le guardie. Dove stanno? Ah, ci sono delle guardie lì, però. Ma come vedete, i droni e le guardie combattono. I droni combattono per noi contro le guardie, vedete? Perché Alt li ha. Civili non dovevano morire. Alt Cunningham li ha hackerato tutti i sistemi, quindi i mech, le guardie robotiche ed anche i droni lavorano per noi, però ammazzano, ha detto Sette che hanno ammazzato anche dei civili, che erano quindi questi scienziati che non sarebbero dovuti morire, hanno ammazzato tutti. Vabbè. Ho provato a scappare. L'auto è diventata una trappola. Sembra che la tua alta non faccia prigionieri. Eh no. Questa è una guardia Arasaka. Qua c'è uno scienziato. Ok, devo andare qua. Dobbiamo andare al Mikosh, raga. Scusate. È morto sto drone, Li ha uccisi tutti. Non si sarà nemmeno accorta di aver sfondato i drones. Non ha avuto pietà. Non puoi avere pietà se non ricordi cos'è. Questo già l'abbiamo letto, queste cose, mi sa. Forse ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Solo pochi passi. Sembra che finalmente avrai la tua occasione. Siamo con te. Fino alla fine. Gli Aldecaldo mantengono sempre la parola. Non può essere. Già sto via. Dopo la partizione, poi siamo al nuovo. Sto per vomitare. Puoi farcela. Cazzo. Ah, qua mo dobbiamo combattere contro quello stronzo. Ah, Sol muore? In questa storyline muore solo, No, gli ha schiacciato la testa! Porca Cazzo. Puttana! No, no, no! Non uccidere! Non uccidere Panam, lo devo fermare con qualsiasi in mezzo! No, non ucciderla! Devo fermare con qualsiasi mezzo. Non posso hackerarlo. Vieni.
Ecco, adesso sì. Vai, violazione protocollo, aggiriamolo. Allora, vediamo un po', devo fare 55 e 9 BD 7A. Ok, ho ridotto la vulnerabilità. Adesso gli faccio un bel cortocircuito, vai. Chi è che sta a sparare? Ah, è lui con i missili, è lui con i missili. Allora, c'è qualche nemico qua, eh? Hai fatto saltare la testa. Allora, ci sono dei cecchini. E quindi anch'io devo fare il cecchino. Ma quello è lui, eh? Alla smash, mortacci sua. Rotellone Adam, dove sei? Vieni qua. Salgo qua sopra. Lo vado a stanare, il bastardo. C'è un Mac qua, oh. E io sto Mac e gli faccio un bel cortocircuito, vai. Ok. Dov'è il cecchino? Lo fa fuori sto cazzo di cecchino. Prendo pure il cecchino, eh. Un altro mech arriva, oh, ma che cacchio. Allora, ha riurto il circuito pure a te. Bene. No, ho mancato. Ok, cecchino è andato. Ma che cazzo è sta gente? C'è un altro stronzo qua dietro. Oh, ciao! Ok. Oh, Adam! Scappa, Panama, quello ti spara una mistrata in testa! Dove è andato? Vitaci dentro prima che lo facciano loro! Ah, niente, non riesco con le lame, è troppo forte.
M'ammazza. Forza, mezza seghe! Devo cambiare arma. Aspetta, andiamo sull'inventario. Allora, vediamo un po' che arma posso mettere. Allora, c'ho qua, c'ho... Poi il cecchino togliamolo perché ormai ha fatto il suo lavoro. Allora, c'ho sta mitragliatrice leggera. Andiamo con questa. Come faccio a salire qua? Aspetta. Ok. Scappa! Dannato. Eccolo. Stronzo. Ma che fai, scappi? Che fai, scappi? Niente, non... Non c'ho più RAM, non c'ho più RAM, raga. Non ce la faccio più. Sì, l'ho ammazzato? No, ancora no. Senza fine. Mai conosciuto uno più testardo. Avrebbe seguito la famiglia tra le fiamme. E alla fine lo ha fatto davvero. Adam Smasher ha tenuto fede al suo nome e gli ha fatto saltare la testa. Gli ha spiaccicato la capoccia. Andiamo. Vabbè. A me non è che sarà particolarmente simpatico Saul. Almeno non discuteranno più e Panam sarà a capo della tribù di Aldecaldo. Non mi sembri in forma. Me la caverò. Però diciamo che è morto da eroe Saul. Siamo alla resa dei conti, eh? Forza, appoggiati a me. Posso farcela. Senti, l'unica cosa che so è che Alta scatenerà un casino nella mia testa. Non ho idea di chi tornerà da questa cyber scampagnata. Quindi ti ringrazio ora.
Chiudi il becco e fa quello che devi fare. Consigli prima che vada? Sì, te stesso. Sì, te stesso. Panama ha detto sì te stesso, intendeva che vuole che torni vi dal Mikoshi, perché adesso ci troveremo davanti ancora una volta il bivio. La coscienza di Johnny sarà quella a prevalere oppure quella di V? Allora, secondo me il miglior finale possibile è che Johnny torni con Alt Cunningham all'interno del Mikoshi per unirsi a lei nell'eternità, per così dire, mentre noi ritorniamo in possesso della nostra coscienza di V e poi andiamo da Panam, giustamente. Questo dovrebbe essere il miglior finale possibile. Però c'è un fatto. Che prima di vedere il miglior finale possibile, forse dobbiamo vedere quell'altro. Allora, questo è il tetto virtuale, ricordate, già l'abbiamo visto in occasione del finale B e del finale, anche nell'altro finale. Qua ovviamente c'è il gatto e c'è l'altro gatto che è il déjà vu. Qua io devo salvare la posizione. Ma è Jackie quello? Siamo diventati dei pezzi grossi. Mi ripete sempre la stessa cosa. Il mutto nero dell'afterlife. Chili di stile parzialmente placato oro. È un sogno. L'abbiamo visto anche in un altro finale. Lui non è il vero Jackie. Vedrai. È solo la copia della sua coscienza. Quindi non è vera, una persona vera. Cosa succede? Perché ti comporti in modo così strano? Misty lo sapeva. Misty sa sempre tutto. Dice sempre le stesse cose. Jackie, amico, davvero non sai chi sono? No. Mi sa che non c'è nessuna scelta da fare qui. Jackie! Saremo sommersi da contratti da sogno. Me lo sento. Magari. Dove siamo? Un sogno. Andrà tutto bene, vi. Vedrai.
Dice sempre le stesse cose. Addio, vecchio mio. Ci vediamo in un'altra vita. Mamma mia. Sta cosa già l'avevamo vista in un altro finale, quello con Hanako, ricordate? Però il Jackie virtuale l'abbiamo visto in un altro punto, al punto d'accesso del Mikoshi. Andiamo allora, tu ed io. Quando la sera è tesa contro il cielo, come su un tavolo un paziente in preda alla narcosi. Andiamo per certe semideserte strade, ritrovi mormoranti di chi passa notti agitate in alberghi da poco, ristoranti sparsi di segatura e gusci d'ostriche, strade che si susseguono come un tedioso argomento di ingannevole intento e ci inducono a una domanda opprimente. Oh, non chiedete cos'è. Andiamo a far la nostra visita. Johnny, ma è tutto buggato. Ha funzionato. Non muoio oggi, cazzo. Devo ammettere che hai architettato un buon piano. Sei stato la mia maledizione e il mio incubo, Johnny. Ma una cosa te la devo. Giorno dopo giorno, con Silverhand al mio fianco, ho imparato a superare ogni ostacolo. Adesso non mi ferma più nessuno, lo sento. Quindi è così? Hai già preso una decisione su di noi? Dov'è? Prima voglio parlare con Alta. Dove sei cacciata? Non hai ancora capito. Cosa? Che vuoi dire? Alta ci ha già diviso. Quando ti sei connesso al Mikoshi, ti ha bombardato con il suo killer. La tua ragazza non perde tempo. Non sono la sua ragazza. Sul serio? Mi hai bombardato con il suo killer, senza dirmi? Era l'unico modo per ottenere quello che volevi. Porca puttana! Potevi almeno avvertirmi! Sei un costrutto da pochi minuti... E già nessuno frega un cazzo del tuo parere. Benvenuto nel club, Vivi. Ehi, un momento. Voglio sapere che cazzo mi è successo. Di preciso. Ho applicato il Soul Killer per separare le vostre menti, creando quindi il costrutto distinto di P. Un protocollo analgesico aggiuntivo ha inibito la percezione del dolore. Non ho potuto eliminare tutte le modifiche apportate dall'incursione e dalla sovrascrittura di Johnny, ma l'integrità dell'engramma di V resta alta. Significa che puoi ritrasferire la sua psiche nel suo cervello? Sì, come su una partizione nuova, vergine. Ma ho formatta! Ma li mortacci vostra! Voi due volete ancora distruggere il Mikoshi? Ah, deve bruciare. E tutti i prigionieri lì dentro? Li libererò e li porterò con me. Stronzata. Li assorbirai come tanti piccoli frammenti di codice e diventeranno parte di te. Ma come se potessero sperare in qualcosa di meglio. Andiamo. Allora, è davvero finita. Hai mantenuto la tua parola. C'è un solo aspetto di cui non ho tenuto conto. Alt. Cosa? Il corpo come fattore chiave di questa transizione. La riconfigurazione del DNA del Relic è progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri neuroni. Cristo santo, arriva al sodo! Quindi? Dopo che avrò trasferito il tuo costrutto nel tuo corpo, morirai. È inevitabile. È imminente. Non è possibile, gli accordi non erano questi.
Vivrai per altri 6 mesi circa. Forse qualcosa di più. No, no, no. Deve pure esserci qualcosa a cui non abbiamo pensato. Il tuo corpo ti vedrà come un intruso. Ma è il mio corpo. I naniti del Bio-5 l'hanno alterato in modo permanente. Ora il corpo è di John. Mani mortacci. Dacci un minuto. Io e Vi dobbiamo parlare. Io non ci credo. Tutto quello che abbiamo fatto. Per niente. Ne ho abbastanza. Di tutto. Specialmente di te. Bene, perché ci atteniamo al piano. Io me ne vado con altri chissà dove. E tu ti tieni il tuo corpo. Sì, ma per 6 mesi. Ho intenzione di portarti oltre il Blackwell. Per divenire parte di me. Qualunque cosa significhi. Com'è? Oltre il Blackwell. Se non finirò per perdere la cazzo di ragione, almeno lì nessuno potrà più rompermi le mani. E se restassi temporaneamente un costrutto? Finché non troviamo una soluzione. Trovare una soluzione vorrebbe dire fare un patto con la Rasaka. No, grazie. Cazzo. Diventare un'ombra senza forma in un al di là digitale. Forse preferisco morire. Hai libertà dai limiti fisici, dalle preoccupazioni quotidiane del mondo reale. È una nuova prospettiva su tutto. No. Resterebbero dei ricordi sbiaditi. Andare a letto con qualcuno. Il mal di testa da sbordo. La brezza marina sul volto. Il calore del sole sulle spalle. Allora riprenditi la tua vita. In 6 mesi che ti restano. Pensavo che valesse la pena di aggrapparsi alla vita. Non a qualsiasi costo. Perché non è così? Sbagliato. Vedi quella luce oltre il Blackwell? È speranza. Forse sono le fiamme dell'inferno, forse è la grazia celeste. Magari è solo una stringa di codice. Ma è una promessa di vita. Abbiamo imparato a trasformarci in dati puri. Ma l'anomale si annida dentro di noi. Ed è quasi impossibile sopprimere il suo istinto di sopravvivenza. Già. Quell'istinto fa parte degli esseri umani. Così come negarlo. Non c'è proprio un altro modo. Come ho detto, Johnny può tenere il corpo e restare. Mentre tu puoi venire con me. Intendevo, non so, un finale migliore. Per tutti. Qui, per gente come noi. Posto sbagliato, gente sbagliata. Ma hai il diritto di fare la scelta che ti sei guadagnato, con volontà e impegno. Questo ponte porta nelle profondità del cyberspazio. Attraversandolo, taglierai per sempre ogni legame con il tuo corpo. La strada per il tuo corpo passa da quel pozzo mortale. Alt. Se tu fossi me, cosa faresti? Dovresti venire con me. Cosa significherebbe esattamente per me? Diventerei come te. Io ero una Netrunner. Sapevo come sopravvivere nel cyberspazio. Non so cosa ne sarà di te. Oltre il Blackwall il pericolo è inagguato. Non è un paradiso. Ma è meglio essere uno spirito libero smembrato che estinguersi in un corpo morente. Non farlo, Vi. Sei sempre scappato da questo. Ti cambierà. Non sarai più te stesso. E tu? Ho già fatto il primo passo molto tempo fa. Sarebbe più facile per non lo so, questa è una scelta difficile. Allora, io sceglierei di vivere per il tempo che mi resta. Però voglio anche vedere cosa succede se lascio il corpo a Johnny e vado io nel Mikoshi. Vediamo.
che ti ho detto al Pisti Sofia. Andrà così. Io vado. Tu resti. D'accordo, fa come cazzo. Basta un po' di senso di colpa per convincerti ad arrenderti. Smettila, ti prego. Invece di lottare per ciò che è tuo, ti arrendi. Preferisci morire perché hai troppa paura di dirmi addio. È la mia decisione. Rispettala. Sei leale, te lo concedo. Ma quanto cazzo sei idiota? Non sei cambiato neanche un po' da quando ci siamo conosciuti. Sono stanco, Johnny. Voglio iniziare una nuova vita. Anche se non so che cosa mi aspetta. Sarebbe un bene anche per te. Di, è solo che ho paura per te. Johnny ha ragione. Johnny ha ragione, non posso finire così, non posso cedergli il controllo, non posso cedere il controllo a lui, devo riprendere il corpo di V per far finire questa storia nel modo migliore possibile. Devo riprendere il controllo del corpo di V e devo far andare Johnny nel Mikoshi insieme ad Alt, dove vivranno per sempre in un'unica entità. Quindi ci ripenso, torno indietro, anche perché se io dessi il controllo a Johnny succederebbe la stessa cosa che è successa nel finale E, mi sembra, in cui Johnny fugge da Night City, e io non voglio che questo accada. Non voglio né dare il controllo a lui, ne voglio fuggire da Night City. Porca puttana, almeno difenditi. Non ci stai neanche provando. Beh, mi hai insegnato che a volte è meglio lasciar perdere. Risparmio le forze per il gran finale. Gran finale? Ciao Johnny. Addio. Non smettere mai di lottare. Dobbiamo tornare a Night City, dopo tutto c'è una ragazza che ci aspetta, no? Un bug, questo. Sta bene, Arasaka. Come ci si sente a essere messi in ginocchio, eh? Arasaka è crollata. La nostra meravigliosa vita a Night City non cambierà molto. E quando mai succede? Viviamo tra polvere e silicio e tra queste moriremo. Ma ora, per voi, una notizia buona e una cattiva. La notizia buona è che in arrivo da sud una tempesta di sabbia. Buonissimo. Ah, ok. Panama dov'è? Non c'è Panama. Però siamo nel sedile del passeggero. Quindi vuol dire che lei ci ha portato qui. Vediamo.
acciumo, non posso disconnettere, ti stai surriscaldando. Pronto, cazzo, che faccio? Mi hanno bloccato quei bastardi che mi stavano aspettando, erano pronti, non posso disconnettermi. Devi raffreddare il corpo, altrimenti friggerò. Ho finito il ghiaccio. Mi ha sbloccato una cifra di shard che non so che cavolo. Shelma e Valentin Krylov. Cioè, mi sa che è un bug che mi ha sbloccato 200.000 note. Che caspita è sta roba? Vabbè. Questa diga, me la ricordo bene, appena conosciuti. Non sapevo cosa pensare di te allora. Adesso lo sai. Non mi strapperai confessioni e lacrime. Non contavo sulle lacrime. Ti conosco. Perché c'è... Penso di te non ha importanza. Perché c'è un uccello fermo? Domani saremo da un'altra parte. Ricominceremo da capo. Io e te. Chiedimelo allora. Non vedo l'ora. Preparati, Arizona. Stiamo arrivando. Guarda la città. Lì da qualche parte quei bastardi della Rasaga si chiedono come hanno fatto a perdere tutto. Un giorno lo capiranno. Ma noi saremo molto lontani. Non ci troveranno mai, te l'assicuro. Lo so. Forse è per questo che voglio guardarla bene. Un giorno quest'immagine sarà un ricordo felice. Stai per girarti e non rivedrai mai più questa città. Credo che sia un momento felice per te. E tu? Lo senti il richiamo della strada? Potrebbe essere l'ultima volta che vedi quei grattacieli. Resteresti qui con me? Se avessi cambiato idea e non volessi andarmene. Sono la mia famiglia lì. Non posso abbandonarla. Né voglio farlo. E sono felice di non dover scegliere. Vieni con noi. E poi... vedremo che succederà. Poi... forse dovremmo smetterla di vivere pensando a poi. Cazzo, vi... sanguini di nuovo. È solo un po' di sangue, Madame. Non è niente. Vi, promettimelo. Appena saremo giù a sud, andremo dai miei contatti. Sistemeremo quello che c'è da sistemare. Non mi perderai, Madame. Promesso. Farai in tempo a stufarti di me. Sai cosa mi ha detto solo una volta? Che una persona è davvero libera una volta sola. Quando sa di non avere niente da perdere. Sì. Nei prossimi mesi per noi sarà così. Non abbiamo niente da perdere e vivremo liberi. A proposito, il nostro piano? È tutto pronto e confermato. Presto incontreremo i nostri, faremo i bagagli e ce ne andremo. La strada non sarà facile, ma se non mandiamo tutto a puttane, tra qualche ora saremo già oltre confine. Andiamocene. Certo. Ma vi... guarda bene la città per l'ultima volta. Voglio dire, se vuoi... ti aspetto in macchina. Addio Night City, però l'uccello là in lontananza mi fa pensare che tutto questo è un Matrix, in realtà è tutto all'interno di una simulazione. O è un semplice bug come al solito che sto gioco è pieno di bug. Beh, Night City, buonanotte e buona fortuna. La canzone delle Ascrax. La Nago è morta. Quindi è morta la Nago.
Molti dei nostri sono già oltre confine. Ci aspettano dall'altra parte. E i souvenir del Mikoshi? Se ci avviciniamo al confine con tecnologie del genere, ci fanno fuori senza pensarci due volte. Abbiamo controllato. L'Arasaka sorveglia tutti i varchi. Ma noi conosciamo una strada meno trafficata. Quindi il piano di Saul non è servito a niente, perché lui voleva rubare la roba dell'Arasaka, ma non possono portarla oltre confine perché è tutto sorvegliato, quindi... Arasaka, ho un déjà vu. Ho detto qualcosa di male? Mi hai fatto venire in mente Jackie e il colpo all'Arasaka. Credo tu sappia com'è andata a finire. Scusami, Vin. E dai, tu non c'entri niente. E comunque, le cose saranno diverse ora. Per forza. C'è una cosa che mi mancherà di Night City. Che cosa? Il cibo. La Tai di Haywood sulla settima. I pieroghi giù vicino al porto. Sul serio? Lo capirai dopo aver viaggiato per un po' con noi. Se mangia da schifo con gli Aldegald, insomma. Chissà se mi mancherà Night City. Ti mancherà la Night City che avevi in testa. La città dal potenziale infinito e infinite possibilità. La città che era una menzogna. Affronteremo tutto insieme, anche i ricordi di Night City. Avete sentito? Ti mancherà l'idea che avevi in testa di Night City. La città dalle possibilità infinite che era una menzogna. Esattamente come il gioco. Per scappando da Night City o vai a prendere il tè da tua nonna? Muoviti o la tempesta ti raggiunge. Ma vaffanculo. Anche questo... Mitch, Mitch? È bello sentirti, Chum. Come va? Dammi un mese e sarò come nuovo. Ve l'avevo detto che me la sarei cavata, no? Allora, stavo dicendo, anche questo finale prende in giro tutte le voci sul gioco, no? Che prima veniva magnificato come un gioco dalle possibilità infinite, ma in realtà è un semplice gioco di ruolo digitale, quindi, come tutti i giochi di ruolo digitali, hanno dei percorsi prefissati. C'è la parte, sì, questo c'è anche la parte free roaming molto sviluppata, però è sempre un gioco con uno script, quindi con delle cose prefissate, non c'ha possibilità infinite. E quindi Panam va a sottolineare che non è vero che in Night City c'ha possibilità infinite, è una menzogna. Quindi tutti quelli che pensavano fosse così si erano semplicemente illusi, ma i produttori di questo gioco non l'avevano mai detto. Dai, Mitch, non eri così sicuro dopo il Mikoshi. Nessuno di noi lo era. È rimasto a letto per settimane come un vegetale. Sarebbe stato spacciato se solo le sue sinapsi non fossero state temprate dai Panzer durante la guerra. Ma ha salvato il culo a tutti quanti. Peccato che Sol non sia con noi. O Ted. O Bobby. O Scorpion. Vabbè, sono moruti. Ti avrebbero preso a calci dopo quella cazzata con i Panzer. E poi ti avrebbero abbracciato fino a farti vomitare. Lo so, però. Ci hai dato la possibilità di ricominciare. Non sputtaniamola. Sono felice che tu sia con noi, baby. Ci vediamo presto. Sento odore di ozono, anche con l'aria condizionata. È la tempesta. Si avvicina. Siamo quasi arrivati al campo, eh? Ok, siamo arrivati. Era ora. Ecco Mitch. Ciao Mitch. Ehi, leviamoci dal cazzo al più presto, d'accordo? Ehi, come sta andando? È tutto pronto? Sì, quasi tutto. È tutto pronto? Quindi l'hai trovato? Dove pensavamo che fosse? Tutto pronto e secondo i piani. Puoi dirlo forte? Ve l'ho detto, è tutto pronto. Discuteremo di tutti i dettagli. È tutto pronto, tranquilla Panam, è tutto pronto.
mano per i preparativi? No, è tutto pronto al suo posto. È tutto pronto. Stavamo aspettando soltanto te. Ok, allora il piano, per l'ultima volta. Non passiamo da un varco ufficiale. Questo lo sai già, no? Usiamo un vecchio tunnel dei contrabbandieri. È abbandonato. Sta vicino al muro. Ancora coi tunnel. Quindi avete trovato un buco nel muro? Astuto. Non proprio nel muro, ma sotto. Tutto. È uno dei vecchi tunnel dei contrabbandieri. Per fortuna è ancora aperto. È stata dura trovarlo dopo tutti questi anni. Ma ora non ci ferma più nessuno. Senti, l'idea del tunnel mi piace, ma prima dobbiamo arrivarci. E la sicurezza lungo il confine. Tutta la zona è sorvegliata. Droni in perenne pattuglia. E forse anche mezzi più pesanti. Niente paura. Conosciamo i sistemi di sicurezza e sappiamo cosa fare. E caro, le teste ti terranno lontani i corporativi. E non ci vedrà nessuno. Prima o poi le guardie di confine capiranno che c'è qualcosa che non va. Ma quando se ne renderanno conto, saremo già lontani. E la tempesta è una bella botta di culo. Coprirà le nostre tracce. Ci vorrebbe più di una tempesta per seminare i corporativi. Hanno cose più importanti di cui preoccuparsi. E se così non fosse, che vengano a prenderci. Se ne pentiranno. Perfetto. E una volta attraversato, che faremo? Raggiungeremo il punto d'incontro con il resto dei nostri. E poi andremo tutti verso Princeton. E una volta lì, saremo a cavallo, giusto? Conosciamo le strade come le nostre tasche. E giù in Arizona abbiamo qualche vecchio favore da riscuotere. Anche se volessi, non ho nulla di cui preoccuparmi. Da oggi non è più tutto sulle tue spalle. Non sei più solo, lì. Ti ci abituerai. È una bella sensazione. Mi sa che ora sono io in debito con te. Ah, non dire stronzate. Siamo tutti sulla stessa barca. E poi grazie a te abbiamo rubato tanta roba alla Rasaka da farci una cazzo di portaerei. Fidati, sulla lista dei ricercati vivi o morti, veniamo appena dopo di te. Dopo, no, prima? È ora di andare, prima che arrivi la tempesta. E andiamo. Vediamola da fuori quando entra, che ne abbiamo mai visto entrare. Ok. Ok, l'abbiamo visto entrare, perché di solito entravamo sempre prima noi, eh? Lei entrava dopo. È tutto pronto, Panam. Andiamo. Ci siamo. Dopo di te, Panam. Tutti pronti? Eh sì. Allora connettiti e vediamo di levare le pelle. Sul terrore che stava a dire che è tutto pronto. Andiamo? D'accordo. Vai con sto filo, ok. È il tuo nuovo inizio. Devi cominciare come un vero nomade. Al volante, mi sa superare. Devi solo andare dritto, evitare le buche più grosse e non perdere gli altri, ok? Ok. Io mi occupo della nitro, la miscela arriverà direttamente ai cilindri. Se non sincronizzo tutto manualmente, potremo saltare in aria. Meglio non rischiare. C'è. Il muro di confine, quando ero piccola non c'era, non avrei mai potuto immaginarlo. Ma avevo la sensazione che a nord fosse tutto diverso. Che lì mi aspettasse un futuro luminoso. Credo di sapere come va avanti. Quando sei arrivata dall'altra parte e non è cambiato nulla, hai pensato che la risposta era Night City e che tutto lì sarebbe cambiato. Sì, e sai anche come va a finire. Sto tornando proprio da dove tutto è iniziato. No, sarà anche lo stesso posto, fisicamente. Ma tu sei completamente cambiata. Tutto sommato hai ragione. Ho te e questa banda davanti. È la canzone di Scooter questa, però in versione strumentale. Quello forse è un po' l'inno dei nomadi. Vedo un flickeraggio tremendo sulle nuvole, però.
La tempesta coprirà il nostro traccio. Si è incastrato un albero. Hanno lanciato i droni. Abbiamo sorpassato il confine. Sputa fuori una roccia. Strada per il tunnel, dai. Che botta, non c'è niente con sta tempesta. Sì, se ti allontani troppo ti beccano. Attiva la pure, sono nelle tue mani. Sì, vada. Proprio quello che volevi. Un nuovo inizio. Non rallentare, Panama. Non ancora. Addio Johnny. Abbiamo finito il gioco, questo forse questo è il finale migliore. Fuggiti da Night City, ma una nuova vita con Panam, che non si sa quanto durerà, 6 mesi o forse per sempre. Panam ha detto che dovevano cercare un modo di allungare la vita di V, dopo che Alt Cunningham gli ha detto che sarebbe morta dopo 6 mesi. Perché il corpo avrebbe rigettato il costrutto dell'anima che hanno reimpiantato dentro di lui. Però questo ci porta a un altro interrogativo. Quindi lui non è realmente lui. Lui è un backup di se stesso adesso? Vive un backup di se stesso in questo momento? Non si sa. Perché se fosse così, il vero V è morto, in realtà. E questo non sarebbe il finale migliore. Però non lo so, forse in realtà
dimenticarti di fare un check-up ogni tanto. Se nell'isolamento entrano polvere e sporcizia, finiti. Certo, trovare un bisturi decente là fuori sarà difficile come dormire in un hotel a 4 stelle. Tranquillo, poi torno a Night City. Perché non passi a trovarmi quando torni in città? Penso che potrei farti uno sconticino in nome dei vecchi tempi. Ci rivedremo, ci rivedremo. È quello che ha fatto. Il peso che ti togli dalle spalle non so neanche descriverlo. D'accordo, basta sermoni. Stammi bene, amico. Ehi, hey, V. Senti, non credo che stasera tornerò al campo. È in arrivo una tempesta di sabbia. Devo restare qui e aspettare. Lo sai, io. Volevo solo dirti che... so che non è la prima volta. Sai che i nostri piani saltano. Non immaginavo che essere il capo sarebbe stato così duro. Sembrava sempre facile vista da fuori. Hai visto? È che sono fortunata ad averti qui. Non puoi neanche immaginare quanto significhi per me. Come... 30 secondi del blackout, dice Mitch. Mi farò perdonare. Promesso. Beh, comunque lei adesso, Panam, è a capo di Aldecaldo. Qui? Cristo, quella nostra missione. Mi batte il cuore ancora adesso. Un branco di nomadi contro la Rasaka. Voglio dire, le probabilità erano tutte contro di noi. Non sapevo se ne saremmo usciti vivi. È stata dura. Ma ce l'abbiamo fatta. E sai perché? Perché io sono forte. Sei stato tu a guidare l'assalto. Lo so. Il mercenario più pazzo e pericoloso da Pacifica agli Appalachi. Sarà dura soprattutto per i bug. Non so cosa stia combinando, quali siano i tuoi piani. Ma ricorda, saremo sempre pronti a sfidare l'inferno per te, fratello. Alla prossima. Stammi bene. Vediamo un po' che fine hanno fatto gli altri. Se cambia qualcosa, anche Misty alla fine ci deve fare le carte. Vediamo se le carte sono cambiate stavolta. Ma questo forse è il finale che dà più soddisfazione. Anche se... Ciao, sono Ro. Volevo... la segreteria. Ma perché no? Vi... mi chiedevo se tu potessi dare un messaggio a John. In effetti i due messaggi. Johnny è andato, non ci posso più parlare. Che è un arrogante ed egoista figlio di puttana. Questo già lo sappiamo. Che è stato bello rivederlo. Ok. Fate attenzione, ok? Tutti e due. Sta parlando dell'appuntamento al cinema, al drive-in, però lei non sa che Johnny non c'è più. È tornato nel Micoci, si è unito ad Alt Cunningham e insieme sono diventati un qualche altra entità. Quindi Johnny è andato per sempre. Ehi, V, ecco, è appena successa una cosa. Che cazzo, ancora una segreteria. Ancora Gary che deve fare il concerto. Ma rispondi mai al telefono, tipo, una volta tanto? Dai, è più facile contattare il servizio clienti di un data terminale che te. Cosa dicevo? Ah, sì. Sai che mi ha chiamato l'agente delle Askrex per chiedermi se vado in tour con loro? All'inizio mi sono detto, devono passare sul mio cadavere, cazzo. Ma poi ho pensato, ehi, aspetta. In effetti potrebbe essere divertente, quindi... Beh, ho un po' di pettegolezzi freschi per te, se ti interessano. Chiamami quando puoi, ok? Ci si vede?
Adesso chi tocca? Ci sono ancora Misty e Perales, sicuramente. Perales ci dirà la stessa cosa della paranoia. Ci arriva. I ragazzi del distretto hanno mandato un negozio con armi illegali. Alcune cose che dicono sono uguali agli altri finali, ma perché? Perché dipende quando abbiamo finito la sua storyline, no? Distruggere tutto. Ma pensavo che forse potrebbe esserci un modo più utile di usarla. Per una giusta causa. Non ho dimenticato quello che hai fatto per noi. Per me e Randy. La città ha bisogno di più persone come te. E farai in modo che siano equipaggiate. Considerano un omaggio. Ci vediamo. Se non avessimo finito la missione, quella di River, tutta la storyline di River, questo messaggio non l'avremmo visto. Non ci sarebbe stato mostrato, insomma. Quindi anche quello che fai durante tutto il corso del gioco influenza quello che stiamo vedendo adesso, che è il post finale, diciamo, la parte dei credits. Ehi, sono Perales. Vi, ho qualcosa che ti interesserà, ma prima devi assicurarti che nessuno ci ascolti. Ok, allora, mia moglie, Elizabeth, credo che sia coinvolta. Continua a dire che dovrei prendermi più cura di me, che dovrei prendere queste pillole. Dice che sono vitamine. Le ho fatte analizzare in laboratorio e dicono che sono ok. Ma come faccio a sapere che non hanno falsificato i risultati? Diventato paranoico. Un secondo, chiamami, ok? E non dimenticarti di cancellare questo messaggio. Perales paranoico. L'abbiamo messo sull'attenti, non lui ha detto no, te sta preoccupando, mi candido lo stesso, e poi è diventato paranoico. Ok, guardati le spalle, che te devo dire. Ultima Misty, vediamo un po', ma ci rifà le carte, vediamo se esce fuori la stessa roba dell'ultima volta. Tocca a Misty ora, che rappresenta il destino. Ciao, vai. Ascolta, stavo pensando a te, così ho fatto un giro di tarocchi. C'è un bug, so, non ce la fa vedere. Non è così precisa senza averti davanti, ma non ci vediamo da tanto. Io, una cosa tira l'altra. Sai cos'è uscito? Il carro, gli amanti e il sole. Oh! Sembra che nelle Badlands ti attenda una buona vita. Buona fortuna, B. Sii libero. Oh, quindi le carte sono buone a sto giro, eh? Le carte sono buone, ragazzi. Caro il sole e gli amanti, quindi la carovana, il viaggio. E niente, ragazzi, è finito il gioco. Ci sentiamo il remix di Never Fade Away, la versione d'atmosfera. Per questa volta è tutto, ragazzi. Se volete, dopo questo video pubblicherò anche i video con tutte le colonne sonore del gioco, ce ne sono diverse, e anche cose inedite, vari extra, trailer, roba inedita, li metterò dopo questo video nella playlist. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima. We'll never
vi dico no! Vampiri! I loro corpi non invecchiano mai! Ascoltatemi ora! Savuro non se n'è andato dal nostro mondo! Egli riposa indisturbato nella cripta di famiglia! Credetemi! Si nutre del sangue dei suoi servitori in attesa del... Mi stupirebbe. Anche in TV dicono che la Resaca sta lavorando a tecnologie per l'immortalità. Una menzogna per nascondere la loro natura inumana! Essa non ha origine dalla tecnologia, ma dal loro sangue di non morti. Ma come possono dei semplici mortali divenire tali abomini in grado di sfidare la morte, vi chiederete? Con l'aiuto dei tecnonegromanti di Alpha Centauri. È il loro sangue corrotto che Saburo Arasaka ha bevuto per trasformarsi nella progenie del demonio. Gary, non puoi svelare i segreti della Arasaka. Verranno a prenderti. Che ci provano? Il seme è stato piantato! La verità metterà radici e ci sottrarrà dalle grinfie degli invasori! Cerchi guai! Se facciamo finta di non sapere che esistano, hanno già vinto! Ti conosco. Passi spesso di qui. I tuoi occhi mi dicono che hai aperto la mente alla verità. Mi aiuterai con una piccola offerta, così che possa continuare la mia missione. Piccola, va bene. Non spenderle in stronzate. Grazie, mi basteranno per un giorno o due. Vuoi leggermi le carte? Ma certo! Concentrati sugli ultimi tempi e su cosa ti aspetti dal futuro. Il carro. Sei pronto per il cambiamento. Pronto a cercare la verità su te stesso. E per aiutarti avrai qualcuno della tua famiglia. Il sole rovesciato. Incontrerai degli ostacoli, ma saranno temporanei, a patto di seguire il tuo giudizio. Resta sulla via che hai scelto. La forza. Forza di volontà, disciplina e coraggio saranno sempre ricompensati. Ma non necessariamente alla tua destinazione, come mostra il bagatto rovesciato. Magari è il percorso stesso a essere importante e ti aiuterà a superare le tue paure.